Modifica della legge 15 in regione per individuare giuridicamente i piani di zona campani. È questa la richiesta della consulta degli operatori dei piani di zona di prossima costituzione, formata da circa 650 operatori attivi nei 65 ambiti distribuiti territorialmente in tutta la regione Campania e che assumono in questo organismo compiti di consulenza, impulso e proposta. Dopo 13 anni il sistema piani di zona in Campania non è istituzionalizzato. La consulta denuncia il ritardo della pubblicazione delle linee guida di programmazione per la seconda annualità, che comporterà ulteriori disagi, il taglio del 20% dei fondi per il prossimo anno, l'eliminazione di alcuni servizi sociali. Esprimono amarezza sullo stato catastrofico della gestione dei piani di zona in regione, ma soprattutto sono allarmati sul mancato trasferimento dei fondi, comportando sempre più. Senza la pubblicazione delle linee guida operative che dovevano uscire all'inizio dell'anno per programmare la seconda annualità, noi sforeremo ancora di più nella realizzazione dei servizi. Ci saranno sempre gravi ritardi. Per l'area disabili noi abbiamo anche un ulteriore fondo, che è il fondo per le non autosufficienze, sui 400.000 euro per ambito, che neppure sono stati trasferiti. Sono tutti soldi che in questo momento, detti in parole povere, sono congelati in regione. Se sono congelati, e tenete conto che questi sono fondi finalizzati, non possono essere distratti in altri ambiti. E l'assessore alle politiche sociali che cosa risponde? Noi abbiamo avuto l'assessore alle politiche sociali regionali fino a qualche mese fa, un assessore assente, non ha seguito, non ha accompagnato i piani, e in questo mi raccordo anche sul sistema di gestione, le forme di gestione, perché in altre regioni si sono costituiti gli ambiti con una forma giuridica. In questo momento noi non siamo né cane né pesce, abbiamo un comune capofila che coordina e che diventa l'ente tesoriero e depositario del fondo unico d'ambito, ma che in realtà non può avvalersi di una sede come quella di stipulare contratti con gli operatori, e noi chiediamo la modifica della legge 15 in regione perché addivenga quanto prima di individuare una forma di gestione utile per la realizzazione definitiva del sistema che sta andando avanti da 13 anni a questa parte, per garantire i servizi sui nostri territori. Quindi è precario tutto in questo momento. È subentrata una nuova assessora regionale con la quale non abbiamo ancora avuto interlocuzione, ma sappiamo che ormai, mentre non si insedia, passerà ancora altro tempo e noi risposte non ne avremo. In tutto questo ci sono anche altre risorse che dovrebbero essere trasferite ai nostri ambiti, ma boccheggiamo. Il personale lavora senza contratti. E cosa vi aspettate da questo incontro? Da questo incontro noi ci aspettiamo che si facciano delle proposte serie. Stiamo intervenendo sia a livello nazionale che a livello regionale, perché ci sono due problematiche da risolvere. Una a livello nazionale è la definizione dei LIVEAS, perché con la riforma del titolo V le competenze sono passate alle regioni, mentre in capo al governo sono rimaste la definizione dei livelli essenziali, e da quando è nata la 328 nel 2001 ad oggi ancora il governo non ha emanato questi livelli essenziali. Noi spingiamo affinché definisca i livelli essenziali in modo tale che il fondo nazionale non subisca più queste fluttuazioni che da 13 anni a questa parte sta subendo.